Questa qui è del 2012-2013. Allora, l'interruttore è così composto. Questo che è attaccato che alle ha piste. 4 pin, tutti e 4 incollati alle piste, ma solo 2 sono quelli che lo fanno funzionare. I 2 sono solo di supporto per l'interruttore. Completo l'interruttore. Allora, all'interno puoi vedere c'è la lamella di funzionamento che sostanzialmente funziona così: la molla, che è semplicemente la molla di ritorno del tasto, che adesso lo lasciamo qua. Questo è montato sopra la molla ed è incastrato a metodo, c'è un piccolo incastro con delle linguettine, fa uno switch col mezzo giro e si blocca. Quando scende il tastino non fa altro con questo qui di far toccare 2 lamelle che sono all'interno e chiude il circuito. In realtà la lamella alta è ancora buona, quella bassa si è spezzata. E non era colpa della saldatura, ma colpa della lamella che non faceva più il contatto. Il tutto, una volta chiuso con molla e incastro, veniva ricoperto da questa guarnizione di gomma che in realtà non serve altro che a proteggerlo dall'acqua e dalle impurità, dallo sporco. Le polarità funzionanti sono quelle di destra, cioè guardando dall'alto. Ma aspetta, ma quello che io volevo, perché questo qua, qui io vedo che c'è un pezzo di... Sì, adesso cioè, nel senso tutto. Voi l'avete preso e allora, strappato via. Era semplicemente già disconnesso, era scollato in tutta la sua parte di resina. Ah. E dei 3 pin, uno solo era rimasto al contatto, quindi non funzionava più per quel motivo. Fammi capire, quindi c'avevi la plastica già un po' staccata. Allora, pensavo fosse semplicemente un discorso di saldatura. Quando l'ho smontato la prima volta, l'interruttore aveva leggermente la basetta, questa qui, rialzata, ma non era disconnesso. Riaprendolo e portandolo poi da mio cugino, quando lo abbiamo aperto abbiamo visto che su 3 pin uno solo era collegato ancora, e lui ha utilizzato un saldatore regolabile e me lo ha risaldato, ma mi ha spiegato che queste non sono saldature a stagno, sono saldature d'argento. In catena di montaggio mettono delle gocce d'argento, chiudono, passa sotto una sorta di forno, fa sì che l'argento vada in fusione e si saldi, e poi ci passano questa resina qui che lo rende ancora più stabile. Siccome questo tasto non si trova, abbiamo sostituito con un tastino, un semplice micro switch. Ne ha tanti il laboratorio, ha scelto solo uno dell'altezza giusta, lo ha centrato, ha saldato i tutti e 4 i pin per dargli una maggiore resistenza. È riuscito a farlo con lo stagno? È riuscito a farlo con lo stagno. Purtroppo devi richiudere tutto, devi reinserirlo, devi riattaccare i flat, e funzionava. Abbiamo poi constatato che con la spesa dei 20 centesimi abbiamo risolto un problema che in BMW costa 274 euro più IVA. Ti danno tutto il blocchetto, solo il blocchetto senza manopola e senza cavi. Il flat che porta poi alla centralina, quello è a parte. In BMW dicono 274 più IVA, ma te lo lasciano a 270, che comunque è una cifra inaccettabile. 20 centesimi, tanta pazienza, una persona di fiducia e sei risolto. E riavere gli abbaglianti dopo tanto tempo è una bella guarda, cosa. Guarda lì, vedi? Guarda lì, guarda lì. Ah, quindi pure la posizione, il fisso, certo, anche il prezzo va. L'unica cosa realmente figa di questo blocchetto della BMW è che non ha bisogno in sé per sé della molla interna per funzionare, perché ha un cuscinetto con una sfera che quando si richiede l'abbagliante fisso gira la sferetta e lo blocca, e poi ritornando in posizione standard fa sì che il passing funzioni ad effetto molla di ritorno da solo, sempre con la sfera del cuscinetto. Quindi, vabbè, quella è l'unica cosa carina. Questo lo risistemiamo.